campionato del mondo 2014. Lo stand è quello di Agugiaro e Figna delle 5 stagioni e qui vicino a me, a fianco a me, da una parte e dall'altra, due giganti, non solo fisicamente, ma anche professionalmente, perché alla mia destra c'è Pasquale Cozzolino, executive chef del ristorante Ribalta di New York, ristorante famosissimo, che ha come general manager Rosario Procino, che è qua alla mia sinistra. Sono partner di 5 stagioni di Agugiaro e Figna in questa operazione, operazione che è veramente un'operazione eccellente. Ribalta è un nome ormai famosissimo a New York. Allora, la pizza a New York, mi dicono che ci mettono sopra di tutto, eh? È vera questa cosa? Vogliamo raccontarla, Pasquale? Certo, allora, per quanto riguarda la pizza newyorkese è vero, loro praticamente qualsiasi cosa è commestibile la mettono sopra, anche arrivare a più piani. Per quanto riguarda Ribalta, noi cerchiamo e siamo nel punto, diciamo, siamo arrivati a farlo, è quello di proporre il prodotto 100% italiano, quindi noi informiamo, insegniamo, tra virgolette, comunichiamo che il nostro modo di mangiare la pizza è totalmente differente. La pizza in America fortunatamente mette d'accordo tutti i ceti sociali, quindi nel nostro ristorante troverai il general manager o l'executive di Wall Street, come puoi trovare persone normali come noi. E come viene accompagnata la pizza lì da voi a Ribalta? Con che tipo di beveraggio, chiamiamolo così? Diciamo che la cosa divertente è che loro lo accompagnano col vino, perché identificano ovviamente questa bevanda con l'Italia, e quindi è curioso vedere che su tutti i tavoli c'è un bicchiere di vino. Quali etichette? Cioè, c'è un tipo di vino particolare, qualcosa che loro apprezzano di più, questi benedetti americani? L'America è giovane nei confronti del vino e vuole sapere, vuole conoscere, quindi è tipico che le richieste principali sui bianchi, per esempio, sono per Pinot Grigio, per Chardonnay, sui rossi per il Chianti, che quindi in un modo o nell'altro deve avere in lista per accontentarli. Però noi ci spingiamo anche con prodotti un po' più particolari, proprio dal punto di vista educazione, anche col vino, e quindi magari spingiamo noi da Campani, i vini campani, dalle Falanghine ai Fiano, Greco. Il Greco, assolutamente, oppure sui rossi, tanti altri vini molto più particolari. Quindi i toscani per i rossi, il Pinot Grigio sono quelli più richiesti, pure perché magari non conoscendo bene il mondo del vino vanno su quella che è la base sicura, sai? Pinot Grigio, cedola. Però importante è sempre educare e portarli avanti. Ecco, Rosario, il marketing è davvero un elemento fondamentale anche nel mondo della pizza e della pizzeria, e in particolar modo nel USA, New York. Sì, vabbè, noi siamo poi nel regno del marketing a New York. Noi cerchiamo di muoverci in entrambe le direzioni con ottima qualità, ma con anche essendo molto attivi sul marketing, e quindi magari anche la promozione nostra si basa proprio su quello, sulla qualità e sulla genuinità e la semplicità dei prodotti. Lui parlava di qualità. Com'è che si può, come dire, sposare questa nostra qualità con questo desiderio degli americani di mangiare tanta pizza in tanto modo, con tanto gusto? Cioè, voi cosa raccontate perché la qualità venga sposata come elemento fondamentale nella degustazione della pizza? Cioè, noi raccontiamo innanzitutto che da noi è trendy mangiare in quel modo, e soprattutto salutare mangiare in quel modo, e quindi questi sono i due aspetti che colpisce l'americano. Quindi noi spingiamo molto su quello, sulla tradizione, sull'autenticità dei prodotti che importiamo. Secondo una tua valutazione, la pizza è più takeaway a New York o si mangia più in pizzeria? Noi comunichiamo e trasmettiamo al cliente che mangiarla al momento in cui, cioè subito dopo è uscito dal forno, è un'altra cosa che mangiarla a casa. Quindi dal punto di vista della pizza americana, loro la mangiano take away, quindi la prendono, la portano a casa o la mangiano in strada. Per quanto riguarda il nostro tipo di prodotto, il gourmet va mangiato a tavola. La formazione, quanto è importante, come funziona lì, ci sono meccanismi? La formazione è importantissima, anche sia verso il cliente finale ma verso i professionisti, come diceva lui. C'è un'avidità di conoscenza, perché magari non sanno e vogliono sapere, quindi anche con l'esplosione di quella che è la pizza napoletana italiana negli Stati Uniti negli ultimi 5-6 anni c'è stata anche un'esplosione di formazione. Rosario Procino, General Manager, e Pasquale Cozzolino, Executive Chef della Ribalta di New York insieme alle 5 stagioni, un trio assolutamente perfetto. Per pizzafood.tv da Parma, Francesco Zazzera.